storica, che come vicino Cade decide di fare un'iniziativa così a sostegno del consorzio e dei beni che gestisce. Salutiamo anche il Monza Marathon Team. Grazie Lorenzo, grazie al consorzio. La cosa nasce in modo un po' strano, un po' per caso, perché l'azienda di famiglia, c'è qua anche mio padre che ha compiuto 90 anni, non mio padre l'azienda, l'anno scorso, nel 1925, fa tutt'altro perché opera nel campo della metalmeccanica, quindi c'entra poco con, diciamo, strettamente con la villa o con il parco, però si trova davanti al parco perché la nostra sede in via Recco è a 100 metri dall'ingresso delle Grazie. Io, essendo un appassionato di running, ci vado, ci vengo quasi tutti i giorni, e l'idea è venuta come somma di cose, perché correndo a New York per 3 volte dentro al parco, che pur più piccolo del nostro, ho notato per caso la sponsorizzazione delle panchine, per cui le varie panchine erano sponsorizzate, c'era il nome chi in memoria di un defunto, chi invece era a titolo di sponsorizzazione commerciale vera e propria, così come tante altre cose sponsorizzate. In occasione di un'altra maratona a Londra, notavo che alcuni negozi del centro avevano il logo del fornitore della Casa Reale inglese. E l'ultimo tassello è stato quando abbiamo fatto la Monza Montevecchia, che ci ospita, è una gara podistica che parte dalla villa, dai gradini della villa, e ho visto, ho conosciuto Roberto, che era lì con un drone professionale, ipergaratico, 8 pale, eccetera, eccetera, e mi sono messo a guardarlo, visto che si era alzato a qualche centinaia di metri, non so quanto, comunque si vedeva a terra, si vedeva dal monitor la villa dall'alto. Dopodiché io e lui ci siamo conosciuti, abbiamo fatto, ho visto il video che ha realizzato con timelapse, con tutti gli effetti più moderni, e per farla breve ho messo insieme queste 3 cose e ti ho proposto, ho detto facciamo una sponsorizzazione, noi ti facciamo un video che deve essere nella mia mente una sola, poi lui ha detto ma facciamo tutte e 4 le stagioni perché mi piaceva l'idea dell'inverno, eh? E da lì è nato, come dicevi tu, l'idea di estendere anche ad altre aziende per altre necessità tecniche. Le sponsorizzazioni che poi presenterete in futuro. Nel nostro caso è nato il sodalizio con Roberto, che è, qua sì, faccio io l'introduzione, un filmmaker, prego, Roberto Alfieri, che fa dei filmati incredibili, questo forse un po' tradizionale, un po' che. Sento tanto consorzio. Questo è incredibile, fatto con queste GoPro, credo, droni, un po' di tutto, timelapse, molto molto moderni, e mi è piaciuto l'accostamento, che poi lui ha effettivamente realizzato, di queste immagini e questo taglio innovativo con un paesaggio e un posto quale la villa e il parco che meritavano. Quindi ti cedo la parola. Siamo al 25%, quindi se l'inverno si degnasse di raggiungerci, certamente procederemo anche almeno arrivare al 50%, per cui però comunque già è un'esperienza molto bella. Io abito molto vicino al parco, per cui è una realtà che conosco piuttosto bene. Però effettivamente con questo tipo di contesto ho avuto l'esperienza proprio anche di approfondire meglio, di visitare meglio, di individuare meglio anche i luoghi più nascosti di questo patrimonio incredibile che abbiamo, e che veramente vale la pena di valorizzare al massimo il patrimonio, sia dal punto di vista naturale, come quello appunto del parco stesso, ma anche poi strutturale, perché anche il luogo in cui ci troviamo in questo momento è sicuramente un luogo di grandissimo impatto emotivo e architettonico, quindi proprio un'esperienza molto interessante, anzi.